Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non Atechiomine ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi e conseguenze gli autori. Atechiomine non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikimil, a meno che non sia stato specificato. Vertenza sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikimil UK LTD e Tikimil Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Ok, appuntamento prima della pausa pasquale, poi torneremo il venerdì 17 aprile, quindi segnatevelo. Già chi, ovviamente chi è iscritto verrà automaticamente iscritto anche al prossimo. Con me, ovviamente, il mago Tony Cioli Puviani, a cui do il benvenuto. Ciao Tony, buon inizio settimana. Buon inizio settimana a tutti, settimana come al solito interessante, già vi vedo in tanti, buongiorno, buongiorno. E Tony, ci sono diversi complimenti perché venerdì, io poi tra l'altro dico sempre, sono il primo studente e quindi poi applico quello che Tony ci dice durante i webinar e chapeau perché venerdì avevamo, cioè Tony ha chiamato la scucchiaiata, famosa scucchiaiata da sotto sull'S&P, su vari indici in generale, però io poi l'ho fatta sull'S&P e ce l'ho ancora in piattaforma, quindi è andato proprio a prendersi, diciamo, il minimo di venerdì per poi abbiamo spie l'ha spiegata Tony molto bene venerdì, poi vi darò anche la registrazione perché me l'avete chiesta in tanti, verrà pubblicata più tardi, quindi sia quella di venerdì che quella di lunedì. Tony, vuoi aggiungere qualcosa sull'operazione di venerdì, spiegare un po' anche il meccanismo perché l'hai spiegato diverse volte, però ci sono sempre nuovi, diciamo, nuovi trader che si affacciano a questi webinar, siamo sempre tantissimi, quindi magari un reminder non fa mai male. Bene, io credo che il trading e l'andamento dei mercati e questa consapevolezza mi aiuta molto, sia differente da quello che un po' vogliono far apparire, ma non perché vogliono farlo apparire perché sono cattivi e cercano di fare fregare le persone, ma perché. E io lo vedo dalle domande che mi fate in tanti, specialmente i neofiti hanno il grande sogno di venire a fare trading, credono che basti un impegno e una serietà, un impegno, una passione, una serietà. Io ho tantissime di queste domande, continuamente, una serietà. È un approccio intelligente, modesto, col money management, con la tecnica giusta per fare dei soldi. E questa è una domanda, io ve lo assicuro, con calma, cerco di rispondere a tutti, che ricevo dal 2014, da quando un po' sono conosciuto, a ieri, all'altro ieri, cioè la classica domanda: sono un giovane appassionato, spesso è studente di economia o anche se non è studente di economia, appassionato dei mercati finanziari, qual è l'approccio migliore? Tu sei un grande trader, io mi impegnerò molto con attenzione e scrupolo, però questo vorrei fare questo lavoro e quindi siccome porrò attenzione, voglio fare le tecniche, cosa devo leggere? Quelli. Quindi è normale che ci sia questa esigenza, anche perché specialmente in Italia di lavoro ce n'è poco, puoi stare in pantofole con un computer e magari guadagnare quasi uno stipendio o uno stipendio, un sogno di tutti. La realtà è evidentemente molto differente perché innanzitutto sei contro un mercato dove tutti hanno la stessa esigenza. Poi purtroppo ci sono penalità quali il capital gain, la Tobin tax, le intermediazioni, gli spread che necessariamente devono avere chi mantiene la baracca per ovvi motivi,
E in più c'è la simmetria informativa. La simmetria informativa è che noi, io per primo, non abbiamo nessuna informazione, nuotiamo nei mercati e non abbiamo mai delle notizie, delle in anteprima per cui sfruttare e guadagnare in concertezza. Ecco, queste persone esistono, ce ne sono poche, ma ce ne sono e fanno una gran parte di utili. Pensiamo a chi conosce qualche attimo prima i tweet di Trump, no? Qualcuno lo conoscerà per forza. Ha un provvedimento che prenderanno a Bruxelles domani, o una manovra finanziaria, o una crisi politica, o uno scoop di un giornale. Ce ne sono di asimmetrie informative. Queste persone operano solo su questo momento e prendono dal piatto dei giocatori un tot. E quindi, così lo spiego una volta per tutto, vedo che siamo in tanti, e quindi noi nuotiamo in un mercato asimmetrico con qualche spesa di intermediazione col capital gain, e quindi che tutti, ponendo attenzione, riescano a fare quelle briciole di utile che gli consenta di vivere, è un sogno. Chiaramente qualcuno ci può riuscire e qualcuno no. E chi ci può riuscire? Chi ha un po' di talento, chi ha passione, la passione è fondamentale, cioè non chi si siede per guadagnare, ma chi si siede perché è felice di sedersi gioisce, soffre il sabato e la domenica e non è che dice che palle mi tocca tratare, apro il computer. Quelle persone, ci sono delle brutte persone che io sento, io non, che mi guarda il video, io non sono come te che sono 13 ore al giorno al monitor, mi godo la vita. E lo dice, ha ragione dal suo punto di vista, ma questo qui non sarà mai un trader profittevole, magari un bravo investitore profittevole. Oppure, insomma, quelle brutte persone lì che non si fanno gli affari loro e credono di essere con le idee giuste. No, bisogna invece anche avere questo tipo di passione, che può essere anche insana dal punto di vista di una persona che non lo fa, per carità, e magari ha anche ragione, però devi avere un po' questi tipi di criteri. Ma perché dico questo? Perché questa esigenza che abbiamo tutti noi di poter guadagnare in borsa, di fatto fa sì che dall'altra parte altri ex trader in genere, provino. O gente che si è stufata, anche ex profittevoli, che si è stufata di fare trading, perché evidentemente anche i guadagni sono modesti, provi dall'altra parte, in buona fede, con professionalità, e parlo sul serio, non è che mi voglio parare il culo, a cercare delle formalizzazioni che siano accolte da voi. Delle belle formalizzazioni, degli schemi, delle logiche, che analisi ciclica, Gannon, le forchette di Andrews, un 2-3 Ross, le bande di Bollinger. Io queste cose non le so, però tutta una serie di cose dove uno inizialmente, guarda, te le spiego, e tutte hanno un senso, eh? Non è che siano le cose famose, hanno un senso, anzi, sono geniali più delle mie cose, però bastasse sapere queste tecniche qui, sarebbe facilissimo. Chi apprende una di queste tecniche famose, le applica con certezza e comincia a guadagnare quasi tutte le volte, guadagna, e così lo dice a suo fratello, lo dice a suo figlio, lo dice a suo padre, lo dice a suo cugino. E evidentemente poi con quella tecnica guadagnerebbero tutti. E diventerebbero i dominatori del mondo, perché se uno avesse la formula per guadagnare in borsa, diventerebbe presto l'uomo più ricco del mondo e probabilmente non darebbe spazio ad altri che non usano quella tecnica. Questa è la realtà dei fatti. Quindi la verità è che non bisogna pensare che esista una tecnica in assoluto vincente, ma che ti possa aumentare le probabilità di guadagnare, ma i rischi ci sono sempre. Perché faccio questo preambolo? Perché alla fine quello che io provo a insegnare, so che è difficile, è che fare quello che è scontato, fare quello che viene voglia di fare, che è più banale di fare, in borsa ci sono dei meccanismi non voluti,
da gente cattiva, lo ripeto, non perché uno dicono hai visto che scherzetto ti hanno fatto, l'hanno spinto su, l'hanno spinto giù, l'hanno che. No, lo Standard & Poor's ci operano decine di migliaia di persone. Certo, qualche movimento può essere artificialmente enfatizzato, ma sostanzialmente il mercato è libero. Solo che i movimenti sono generati dalla voglia e dalla logica che ha ciascheduno di noi, e quando un qualche cosa sembra così logico, così certo, evidentemente questa logica l'abbiamo in tanti e il mercato non può, se tutti hanno una certa posizione, e non può proseguire in quella posizione. Se noi tutti siamo long, evidentemente il lunedì mattina non può continuare ad andare long perché la forza propulsrice, la forza di un mercato che deve continuare in una direzione prevede che altre persone comprino. E se tutti abbiamo la stessa posizione, grosso modo, tutti gli operatori sono convinti di avere la stessa posizione, chi ti compra? Questo è il vero discorso. Così, quando c'è uno short evidente, se tutti poi sono short, chi ti vende ancora per continuare lo short? E quindi fare l'incontrario di quello che succede nella ritualità spesso paga. Quindi, stavolta c'è la registrazione, venerdì scorso, chi ha ascoltato ha detto è una volta, è 2 volte, è 3 volte. Non può succedere che tutti venerdì sera l'ultima mezz'ora sia di fuoco è negativo e che lunedì mattina si apra in gap down. L'abbiamo già fatto 3 volte di seguito e probabilmente stavolta succederà l'opposto. In effetti, anche con fortuna, ovviamente, avevo detto verso mezz'ora prima della fine, un'ora, mezz'ora prima, magari uno può fare una scucchiaiata da sotto sul delirio. E poi tenere o vendere già alle 22 o se uno ha il cuore stavolta si può rischiare lunedì mattina perché è sempre successo così e la prossima volta forse succederà verde. E così è andata. Non era ovviamente matematico, altrimenti sarei miliardario, però le probabilità del fare tutto ciò che sembrerebbe illogico di fare funziona. E questa è la logica, per cui cosa ho voluto dire con questo discorso, che purtroppo non è formalizzabile, è questo che io dico, ma non pensare a formalizzare, cosa vuoi sapere, il trucchetto, la media mobile, il conteggio, il doppio minimo, quelle cose che si sanno tutte, sì, possono farti difendere, però non, è il complesso della sensibilità che ha un trader che deve essere valutato e la sensibilità ti viene se hai passione e se sei estroso, per cui l'estroso cerca di capire che le logiche del mercato ogni volta sono differenti e sostanzialmente tirano a fregare, e questo è vero, tirano a fregare chi fa le cose banali, chi fa le cose ovvie. E qui è una mia teoria un po' strana, credo che i giochi che fanno, io guardo molto i mercati americani, specialmente Nasdaq e Standard & Poor's, i giochi che fanno, i movimenti che fanno questi indici sono movimenti molto ampi, molto cattivi, sempre contro logica, quasi sempre. E per cui posso immaginare, però qui forse sono un folle, che ci siano degli algoritmi, che ci siano delle procedure asettiche nei movimenti di Nasdaq 100, intraday stretti, parlo dell'ora dopo ora, così elaborati e così intelligenti che alla fine vanno a scovare le logiche dei retail, di quelli che fanno le cose in via normale, in via ordinaria, per cercare di fregarti. Per cui se tu fai tutto quello che ti viene da fare, vieni stoppato, shorti e ti continua a salire, salire, salire. Perché succede, io dico queste cose perché succede a me,
quando faccio le cose con superficialità, quando dico, ma è ovvio che qui scende, dan, 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 e poi ti portano all'esasperazione, ti fanno stoppare lassù in alto, e così quando sembra un calcio di rigore che debba salire tutto per forza, ti fanno credere questa storia qui, poi improvvisamente c'è il crollo. È sempre così, chiudo la porta un attimo, è sempre così. E quindi questa è la logica. Quindi questa volta, come avevamo detto anche 2 o 3 volte fa, anche 2 o 3 volte fa avevo detto, attenzione, gli ultimi 20 minuti sarà un delirio, ma era la prima volta. Per cui se uno ha l'idea originale, è ovvio, dico, beh, nessuno vorrà stare il sabato e la domenica con dei titoli, la prima volta o la seconda volta vale, la terza volta chi studia i grafici, chi studia il comportamento degli operatori, dice, cacchio, l'hanno fatto una volta, l'hanno fatto 2 volte, stavolta li freghiamo tutti. E addirittura ti parte un gap up clamoroso, un gap up clamoroso, dove io vedo Standard & Poor's più 3,71%, Nasdaq 100 più 4%, e adesso partirà l'Italia, così diamo anche l'Italia, più 2,63%, DAX più 4% e così via. Perché io sentivo prima di collegarvi a voi le motivazioni, un po' sempre un po' balorde, date da Sky, dalla Mariangela, poverina, insomma, dice perché è andato sul Giappone. È vero, certo, è andato sul Giappone. Ma non è che tutto il mondo si sveglia perché è andato sul Giappone. Il Giappone parte, è molto importante, dà un segnale, evidentemente, magari i giapponesi guardano i future dello Standard & Poor's, che rimane aperto da mezzanotte, e viceversa. Insomma, diciamo che improvvisamente il mercato si è svegliato perché magari comincia a credere o a scontare una diminuzione del problema coronavirus, magari ancora noi non lo percepiamo, però il mercato guarda qualche giorno sempre avanti e quindi c'è questo problema qui, ad esempio. Oppure vuole dare un'insaccata, così algoritmo, un'insaccata e prendere, scusate il termine un po' forte, per le palle chi ha shortato fino a farlo svenire, farlo ricoprire per poi riscendere. Cioè, io ragiono sempre e sempre in queste logiche, ma perché? Perché molte volte, magari a partire da domani, mi hanno fregato anche a me in questo modo qui. Mi fregano spesso. E quindi la capacità di un trader discrezionale, secondo me, è quella anche di nasare e cercare di intuire che è un mondo dove è un campo. Io una volta feci una descrizione. Qui la posso fare, non è, io non sono assolutamente né razzista né discriminatore, per cui mi posso permettere di farla. La feci a classe e me la cancellarono durante un'intervista al mio speciale Tony Ciaiuani su classe l'anno scorso. E io dissi: siamo in un campo ROM, ma io non l'ho detto così, con dei contanti in mano. Noi siamo lì, circoliamo in un campo ROM con dei contanti in mano, pacco di contanti in mano. Quando li guadagniamo li facciamo vedere e giriamo con questi contanti. Ecco, stare sul mercato finanziario è la stessa cosa che essere in un campo ROM con dei contanti in mano e improvvisamente, se ti distrai un attimo, molli la presa o li fai vedere, prima o poi te li fregano. E questa è l'idea. Quindi sai già psicologicamente che qui tutto quello che ti fanno vedere, spesso e volentieri, questo cinema che ti fanno vedere è il contrario di quello che poi avviene, sempre in ogni caso. Ragionando in questa maniera qui, ma lo vado a dire da quando pubblicamente mi esporto, non è che lo dico oggi per la prima volta, era un po' che non lo dicevo, tutto quello che ti fanno vedere, e allora ricordate sempre, prima di cliccare, ma è troppo scontato, è troppo facile fare questo, no? Ma lo vediamo nei social network. Io lo vedo, io faccio una volta, adesso un po' mi pagano e faccio anche i post per quello, ma una volta lo facevo solo per fare i test. Io lanciavo un post, ero più marcato e dicevo ribassista, rialzista, e dai commenti, che ho sempre un sacco di commenti, e dai commenti che arrivavano,
mi regolavo e agivo di conseguenza. Credeci, è così. Per cui se io dicevo short e prendevo dell'idiota, perché adesso magari c'è un po' più di rispetto, però una volta uno diceva: ma che cacchio dici? Segui il trend, idiota, che short, ti faceva vedere il grafichino, qui ha detto Warren Buffett 40.000, 50.000, 100.000. Più c'era arroganza e cattiveria nel criticare ex ante, adesso ex ante hanno tutti paura, ex ante, quello che dicevo, più se dicevo short e prendevo i nomi tipo fine anno 2018, che io mi proclamavo short e poi è venuto su un rally incredibile, prendevo ogni volta, bisogna seguire il trend, è assurdo, mai il coltello che cade, tutte ste boiate qui, e poi venne su nel 2019 un rally favoloso che squarciò tutto, dove l'indice italiano da 17.900 arrivò fino a 24 4.000 e 4 mi sembra a maggio, e questo è quello che è successo. È così quando a un certo punto consigli di andare long, evidentemente a me piace essere contrarian, sapete un po' quali sono le mie logiche, vedi un po' le risposte. E quindi io facevo anche degli articoli a fine gennaio dove ero sbalordito, l'ho già raccontato in qualche puntata fa, quello che un po' mi succedeva a fine gennaio, insomma, perdevo perché ero short e continuavo a scrivere: attenzione, aspettiamo prima di acquistare, un po' di cautela, il coronavirus è pericoloso, ma lo scriveva a metà gennaio del coronavirus che è pericoloso, e così via dicendo. E c'era chi: ma che non vedi che il costo e le banche centrali sostengono, ma ci va, qui si arriva. Più c'erano risposte cattive, cattive anche, che volevano ferirmi, eccetera, più il risultato mi davano ragione. Se invece facevo dei post di un certo segno e non c'avevo 6-7 persone cattive che venivano con cattiveria a discriminare, che ci vuole l'arroganza e la cattiveria per essere smentiti, più le persone, se era tutto tranquillo, bravo Tony, grande, sì, anch'io condivido, sì, siamo tutti della stessa barca. Ecco, quando la barca era piena della mia stessa idea, fallivo l'idea. E poi sentite questo racconto, qualcuno magari più razionale dice: ma che dice Tony, è impazzito? Ecco, però vi assicuro che potrei essere impazzito, ma questa è la mia esperienza. E quindi, per spiegare, visto che Giuseppe Ciricola mi aveva fatto la domanda, un po' il trade di venerdì proposto alle 19, per le 21 di comprare a un'ora dalla fine per poi vendere oggi con la scucchiaiata da sotto, è derivata dal fatto che siccome le ultime volte era crollata all'ultima mezz'ora e la domenica mattina apriva sempre in rosso pesante, era probabile che questa volta l'apertura fosse positiva. Poi che andasse in questo modo qui era lungi dai miei pensieri. Perfetto, Tony, grazie. Ovviamente è sempre un piacere ascoltare le tue disamine su diversi aspetti del trader, diciamo retail, perché siamo alla fine tutti trader retail. Allora, per un po' rispetto alle domande, Tony, Luigi ti chiede: vedo troppa euforia, Tony, che ne pensi? Io shorto al doppio, forse al doppio massimo, non vedo la domanda. Allora, Luigi dice: vedo troppa euforia, Tony, che ne pensi? Io shorto il mini DAX e mi copro con il Bund. Potrebbe essere un'idea, Luigi. Questa copertura sul Bund, come la vedi, Tony? Un qualcosa che ti... Riprendiamo la domanda perché voglio essere preciso. Allora, la prima domanda era: vedo troppa euforia in senso generico? Sì, in senso generico, e quindi short il mini DAX e poi si copre con il Ma Bund. sì, effettivamente il gioco da fare ancora è quello di colpire gli eccessi, per cui senza andare a fare mezze misure, questo è un eccesso. Questo è un eccesso perché capisco che dovevano insaccare quelli che hanno shortato venerdì, come abbiamo detto prima. Però, d'altra parte, io non mi sarei aspettato più 0,7, più 0,40.
più 1, do. Qui parliamo più 4% e non c'è un motivo vero e proprio. Non c'è un motivo vero e proprio, quindi è proprio qualcuno ha cominciato a comprare. Io l'ho visto l'apertura a mezzanotte. Lo Standard & Poor's e Nasdaq hanno aperto in invariato, più 0,20, più 0,30, insomma con un più leggero, ma subito dopo 10 secondi c'è stata la sparata rialzo. Tant'è vero che lo ammetto anche onestamente, io ero long, ma mi sono accontentato di 5 punti, 5 punti e mezzo, ho venduto in apertura, per cui lo dico, io ero già contentissimo perché guardavo i future settimanali che erano sempre rossi. Dico, beh, stavolta ho visto che guadagnavo 5 punti sullo Standard & Poor's, avevo lo Standard & Poor's e immediatamente gliel'ho dati in apertura, per cui ho guadagnato pochissimo, sono sincero. Ho guadagnato pochissimo, se avessi tenuto fino adesso avrei fatto un botto incredibile. Quindi non ho ancora operato, sono sincero, sono proprio flat in questo momento, flat puro, però sono già orientato, ovviamente concordo che mi sembra un po' eccessiva questo rialzo e quindi uno ha due metodi. O entrare con una size minimale adesso a caso, inutile fissare al superamento, al discesa, se qui lì, oppure se vuole aspettare un'evidenza tecnica, e quello succede, però rischi di perdere un po' di prezzo. Un'evidenza tecnica, vediamo, così facciamo il tecnica, potrebbe su un time frame a 5 minuti, su un time frame a 5 minuti, io vado sempre sullo stretto. Potrebbe, a seconda dello strumento che usate, ma più o meno DAX, FTSE MIB, vabbè, che FTSE MIB non si può shortare, DAX, Standard & Poor's e Nasdaq, parliamo di questi tre, ma va bene anche Eurostoxx. Ecco, vediamo di dare un pattern carino. Ecco, su una candela a 5 minuti che abbia un corpo più grande delle ultime 15 candele. Io poi quello che insegno io tecnicamente come formalizzazione è una cosa carina che in questi casi funziona. Però io come stile preferisco lanciare una size minima a caso piuttosto che andare a aspettare la candela col corpo maggiore delle ultime 15, perché ovviamente quando hai questa rappresentazione grafica abbastanza confortante, il prezzo già è evidentemente di qualche tick meno. Però oggi, visto che c'è questa euforia importante e quindi c'è un trend marcato, può darsi che una tecnica abbia senso. Vedete come io cerco, questo c'è prova in serata, di volta in volta di adattare il modello interpretativo del mercato senza usare degli standard. Allora uno dice di voi: grazie al cazzo, tu hai 40 anni che fai questa roba qui. È vero, però l'adattamento del mercato che deve avere il trader ad ogni circostanza è fondamentale. Come fai ad adattarti? Con l'esperienza. Ma io non voglio avere esperienza. Se voi non avete esperienza, evidentemente vi attaccate a delle soluzioni formalizzate, abbastanza semplici, che hanno un risultato modesto. E purtroppo è così, perché anche a me piacerebbe giocare a pallone come uno bravo e guadagnare col capo. Purtroppo non ho quelle doti, non ho quel talento, non ho quell'esperienza. E purtroppo fare l'allenatore, visto che sono anzianotto, mi piacerebbe tantissimo fare l'allenatore di Serie A, ma non purtroppo. Però ripeto, chi sta qui e prova a sentire tutte le cose che dico io, che ovviamente non arricchiscono se sentite in serie. Cioè, se uno sente una, due, tre, dopo 50 puntate, secondo me è un arricchimento che non c'è un corso al mondo che vi possano fare. Lo dico proprio senza dubbi di tranquillità. Però ci vuole umiltà, ci vuole pazienza,
ogni volta sono 40 minuti di lezione, sopportarmi, collegarsi, non hai subito il risultato. Poi, tra l'altro, offro anche a volte degli spunti anche operativi. In genere sono positivi, per cui uno può anche sfruttare questo, ma ci vuole una dose di lungimiranza, è quello che dico io. Chi bene o male mi ascolta tendenzialmente è più intelligente della media, perché chi invece viene affascinato dal pattern vincente è generalmente un po' più sciocco. Di chi invece capisce che le logiche non sono quelle semplicissime di avere un pattern vincente che con il corso da 1200 euro te lo insegnano. Ecco, chi pensa a questo evidentemente o è occupatissimo in altre cose, quindi non può rifletterci, mica che sia scemo e viene fregato, oppure se è tanto tempo che nel trading è un po' sciocchino, e questo è un mio pensiero che farà molto piacere a tanti miei colleghi, ma tanto è, tanto lo sanno che dico questo e lo ribadisco. A proposito di pattern, Roberto scrive un commento: ho giusto quasi litigato con un tipo che sosteneva un metodo infallibile con Fibonacci, ovviamente presentato su un grafico di un mese prima. Niente, il DAX non vuole salire perché Roberto poi, tra l'altro, dava una view per lui deve andare a rompere prima i 10.000. E in questa view con il DAX trovo anche quella di Alessandra che dice: non vedo al ribasso il DAX. Ho guardato anch'io l'apertura di stamattina, per ora è pompato di liquidità. Quindi diciamo che in chat Alessandra, questo. non è sbagliato, attenzione, sì, ti ringrazio di lei. Non è sbagliato oggi in una giornata così aggressiva, così a sorpresa, aspettare un pattern di ordine ribassista. Lo dico io che non li aspetto, non è sbagliato perché il mercato è fatto per sorprendere e quindi noi nuotiamo nell'incertezza. Qui c'è una forza effettiva. Anche io stesso, io non avrei nessun problema a dire, anche io stesso un attimo vorrei vedere un segnalino. Per cui Alessandra ha detto secondo me una cosa corretta, l'ho detto anche io, uno può anche eventualmente, se vuole fare un pezzettino, mettersi sulla Corriera Nord. Oppure, se vuole shortare, può tentare con una size minimale cominciare a fare una costruzione o una costruzione o attendere, ripeto, un pattern ribassista molto semplice, secondo me senza andare a guardare i numeri di Fibonacci o cose particolari, che su una candela con un grafico, ripeto, a 5 minuti su un indice è rappresentato da una candela, se vuoi andare a ribasso, rossa, ovviamente, che ha un'ampiezza o un corpo superiore a quello delle ultime 15 candele. Ad esempio, faccio l'esempio, se voi andate, chi può, sul Nasdaq 100 mettete un grafico a 5 minuti, Lo così, metto adesso, così ti seguo, Tony. ecco, benissimo, sul Nasdaq 100 ha un grafico a 5 minuti, benissimo. Allora, today 5 minuti, ecco, 5, 10, 15, 20, 20. Ecco, voi vedete il corpo. Io non so perché. Aspetta, che vedo da te, vengo a vedere quello che. Ecco, perfetto, abbiamo la stessa cosa. Vedo il tuo. Vedete questa candela verde un po' prima delle 8? Ecco, falla vedere te. Quella dopo, vai a do dopo, 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 dopo. Ecco, quella verdone, un po' dopo, metti, ecco, quella lì, bravissimo. Ecco, più o meno un'ampiezza superiore a quella verdona lì, a quella verdona lì. Oppure, se passa ancora del tempo, ovviamente questa verdone qui avrà meno importanza e potrebbe averla, ovviamente se passano mezz'ora si potrà fare riferimento, ecco, a questa candela, alla seconda della seconda serie. Vedete adesso che ci sono altre candele verdi che vanno, ecco, prendi il gruppo di queste, benissimo, stavi andando proprio alla serie di verde ultimi, perfetto, alla più ampia di quelle verdi lunghe, di quelle ultime. Ecco, ormai possiamo fare riferimento a questo, in un time frame stretto. Ecco, se ci fosse un rossone
ampio, esattamente come quella che sta indicando la seconda della serie, più ampio, quello potrebbe essere un segnale di breve termine di inversione ribassista. Ecco, questa è una delle poche giornate, siccome per esperienza anch'io a volte comincio sul più 4, dico qui è esagerato, è short, talvolta è successo che se avessi aspettato magari un segnale potevo risparmiare qualche punto, però sono logiche così che insegno volentieri, ma non che ti danno qualche probabilità in più di non fare dei guai. Diciamo, ecco che è la cosa corretta, qualche probabilità in più di non fare dei guai, perché bene o male puoi evitare, e qualche volta mi è successo, di evitare quelle giornate cattivissime direzionali o ribassiste, rialziste, che effettivamente chi è contrario come me, e molti di noi sono contrari, subiscono. Allora uno dice, vabbè, me ne frego, e aspetta un pattern di inversione che, da quello che ho preso io, ripeto, vede il corpo più ampio di una candela 5 minuti rispetto ai 15 precedenti della candela verde. Penso di averlo spiegato abbastanza bene. È un pattern mio, è un po' così che mi sono inventato per formalizzare un po' dei criteri tecnici. Raramente li formalizzo, però ovviamente qualcuno ha senso. Alla grande, Tony. Roberto poi diceva sul discorso che deve rompere 10.000, lo motivava dicendo che sul DAX stanno accumulando ai massimi per far entrare tanti short e devono prima stopparli per prima di scendere. Quindi, Ma Roberto, sono non è. abbastanza giusti questi ragionamenti, sono abbastanza giusti, è verissimo. Se gli algoritmi o qualche mano forte o un gruppo di mani forti si accorge che c'è dello short, ed è normale che ci sia dello short, perché era 9,5 venerdì, 9,550, e non è che dicono vabbè, adesso è seccare, brum, e te lo fanno scendere e salvano, ti fanno morire, perché io in queste situazioni qui ci sono state tantissime volte, anche recentemente, e ti spaccano il cuore. E quindi, quando il mercato prende la consapevolezza che c'è un sacco di short, ti fa le finte, ti scende un po', poi ti riparte, ti va un pochino più alto di prima, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, ecco perché quel pattern, che ti dà un'indicazione di maggiore forza da parte dei venditori, denotata dalla candela rossa con un corpo più importante degli ultimi 15, per cui dell'ultima ora e mezza, ecco che può avere senso. Per cui stiamo attenti, ma insomma, sicuramente dal punto di vista fondamentale, geopolitico e così. Non ci sono notizie importantissime, anzi, in teoria c'era la notizia del petrolio, che l'accordo che avrebbero dovuto fare in teleconferenza oggi è slittato a giovedì. Insomma, ecco, anche se poi qualche cosa faranno. Di altre notizie, probabilmente ci sarà stato un calo del virus, che ne so, io stamattina mi sono svegliato con sto verdone e ancora non ho trovato delle notizie coerenti, però sai, proprio quando non c'è la notizia coerente, meglio stare in orecchio. Perfetto. A proposito del petrolio, Alessandra diceva: non capisco perché non mi aveva preso lo stop loss sull'app, però Alessandra non so su quale piattaforma stai operando, però se apre in gap o comunque ci sono dei buchi, vieni presa al primo prezzo disponibile. Quindi se sei entrata ad esempio sul Brent a 30, e ti fa lo slippage, quindi apre in gap down fino a 28 e 26 e hai lo stop loss a 29 e 20, viene preso il primo ordine utile, quindi quel tuo stop loss viene saltato. Generalmente funziona così. E poi ci sono diverse domande sempre sul petrolio, se ne abbiamo già parlato, in realtà no, però ci siamo espressi anche venerdì, mancano 5 minuti, quindi è difficile rispondere a tutte le domande. Tony, una cosa che ti volevo chiedere anch'io, visto il discorso che abbiamo fatto molto più tecnico quest'oggi sul calcolo delle barre,
Vincenzo ti chiedeva se in questi casi controlli anche i volumi oppure no. Poco, poco. Io non sono un grande. Io sui volumi, tenete conto che ovviamente ho provato un po' tutto. Allora, i volumi hanno senso molto, secondo me, per dichiarare un'inversione. Cioè, generalmente si scende, si scende, si scende, si scende, si scende. Poi c'è una U, un'inversione. Se nel momento in cui avviene questa inversione c'è un picco di volumi, e questo lo puoi capire dopo 5 minuti che si è avuto il picco, è facile che quello sia un minimo giornaliero, perché funziona che chi fa il mercato a un certo punto, a seconda il trend si astiene dagli acquisti, poi faccia un blocco e quindi tramite degli iceberg, cioè degli ordini a ripetizioni non visibili, tramite una decisione congiunta, dice va bene, adesso da qui non si passa. Vi faccio un esempio: 2450, ad esempio, venerdì scorso sullo Standard & Poor's, un mio amico molto bravo mi aveva segnalato una grossa vendita di put in area 2450, ma me l'aveva detto prima. Dico, Tony, sotto 2450 non si può andare. Effettivamente, verso le 7 di sera, lo Standard & Poor's è rimasto a 2,450, tanto 2,453, 4,54, 4,51 è rimasto. I volumi in quell'angolo lì, 2,450, in quella zona lì, sono stati più ampi delle ultime 2 ore, e quindi la resistenza, cioè l'accumulo di short, ovvero chi fermava tutti i short su quel livello lì, ha senso guardarlo, secondo me. Quindi i volumi, certo, hanno senso, oppure le cose più logiche, ma non voglio dire cose banali. È chiaro che quelle salite o quei recuperi che avvengono con dei volumi modesti sono molto, ma molto meno significativi di volumi, di recuperi, magari non enormi, più 4, più 6, più 5%, magari molto più sano, un più 1,5% con tanti volumi, che un più 4 con meno volumi. Ma queste sono cose anche ovvie da dire, non voglio annoiare. Perfetto, allora siccome Alessandra lo sta chiedendo più volte, non, so che Tony non lo segui molto, però lei chiede, l'ha chiesto già forse la terza volta, Alessandra, mi aiutate con l'indice cinese, anche solo un pensiero, so che non seguite questo indice, ma io ho intuizioni molto positive sulla Cina e c'era una domanda, Alessandra, non me la sono persa, dove chiedeva se è il caso di investire adesso sull'indice cinese, visto che quello americano e comunque gli Stati Uniti per via del coronavirus sono in sofferenza. Ma Quindi dunque, di indici cinesi prende. ce ne sono due. Vuole quello di Shanghai Shenzhen o quello di Hong Kong? Ce ne sono due in No, genere. non l'ha specificato, però io credo che sia forse più una, diciamo, un'opinione generica sull'economia cinese, se può andare. Molto, se può tirare di più rispetto a quella americana in questo periodo, e quindi avvantaggiarsi anche poi sui vari indici. Se magari Alessandro, quello specifico su quale indice sei esposta. Comunque, io un po', vabbè, seguo tutto. Gli indici cinesi sono i migliori al mondo adesso, eh? Cioè, sono quelli che hanno perso meno. Gli indici cinesi hanno perso meno, un po' perché sono stati bloccati 10 giorni con la storia del Capodanno cinese nel periodo peggiore. Poi hanno recuperato subito tutto quello che avevano aperto nell'apertura di fine gennaio, mi sembra, e adesso sono negativi, ma appena negativi. No, no, può essere una buona idea rimanere sull'indice cinese, che tutto sommato sta dimostrando una tenuta fuori dal comune. Stavo sentendo ieri, l'altro ieri, che a Wuhan stanno un po' ritornando qualche caso, per cui stiamo attenti anche al coronavirus lì, perché è vero che l'hanno sconfitto, ma anche è vero che adesso sta tornando qualche caso, per cui ci potrebbero essere altre perturbazioni. Insomma, non è una domanda semplice da rispondere, però e sono quelli che stanno dimostrando
facendo meglio di tutti al mondo, quei due Cina, Cina 50, uno si chiama, o l'altro la borsa di Hong Kong. Allora, lei diceva sullo Shanghai, quindi va bene. Allora, ci Perfetto. sono tantissime domande, molte sono anche molto belle. Vi faccio i complimenti perché si vede che siete tutti trader di un certo spessore dalle domande che fate, però non riesco a girarle tutte a Tony, sarebbe impossibile. Tony, molto telegrafico sull'oro, visto che manca 1 minuto, l'oro secondo me è sempre da comprare? Sì, no, rimango, sta dimostrando proprio una grande forza anche col mercato oggi che rialza. Guardate, il mercato oggi che fa più 4%, addirittura abbiamo il dollaro leggermente più debole, appena 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 più debole o invariato, e l'oro più 7 dollari, più 0,41 in termine percentuale, 1626. E io ripeto, questo sapete, adesso magari poi tecnicamente uno non prende il movimento, ma loro con le banche centrali che pomperanno e hanno pompato tutta questa liquidità, loro rispetto al caos che è stato generato dal virus e al caos che magari questa volta con buon senso stanno generando le banche centrali, emettendo quantitativi di moneta enormi per andare a ricomprare gli asset rappresentativi dei debiti sovrani, e quindi creano moneta in questa maniera qui, no? Gli stati stampano obbligazioni per finanziare la ripresa, la banca centrale le compra dando liquidità agli stati o alle banche che acquisiscono nel mercato secondario queste obbligazioni. E in questo caos enorme, io non vedo sinceramente come l'oro possa perdere di appeal. E in più è un asset che è vero che ha anche prodotto, leggevo ieri qualche articolo che dicevano che le miniere di estrazione stanno rallentando un po' perché il coronavirus, questo e quest'altro, ma al di fuori di tutto. E l'utilizzo anche industriale dell'oro sta calando, ma al di fuori di queste logiche, l'oro è un asset finanziario che ha un appeal generale che è indipendente dall'uso commerciale che ne fanno, come può essere l'argento, il rame, come può essere anche il platino, come può essere il petrolio, e quindi rimane con un appeal straordinario. Però vedete, come al solito, qui il problema, con che logica lo compri? Lo compri e ti metti a guardarlo con gli occhioni, da adesso, domani, dopodomani, a fare il tifo come fosse un future del Nasdaq, o lo prendi in un'ottica di diversificazione di portafoglio da tenere lì e tenere degli anni. Allora, nel primo caso, ok, una giocata, ma non è detto che domani sposta. È bello anche adesso. Non soffri mai con loro, perché anche quando ha preso quei due drawdown importanti, è arrivata a 1460, ma nel giro di 2 giorni è ritornata a 1600. Per cui, lo vedete, l'elasticità. Hanno detto ieri, lo diceva Ciavarella, diceva che effettivamente lui poi ha informato che l'oro è stato molto venduto anche dai russi, che ne hanno parecchio, perché per supplire alla carenza delle entrate generate dal prezzo del petrolio molto basso. Vedete, ci sono anche queste logiche qui, però anche se lo vendono i russi, anche se lo vendono gli investitori americani per fare spazio alla liquidità e sopperire alle lacune dei portafogli generati dalle perdite dei portafogli americani, dai margin call, loro è sempre lì a 1630, e oggi sta dimostrando in una giornata di recuperi incredibili di nuovo la tonicità, perché è più 8 dollari. Io, questi sono dati oggettivi, per cui in un'ottica di portafoglio o in un'ottica di speculazione a medio periodo va benissimo. Anche a breve, per me, anche a breve. È ovvio che il breve periodo in questo caso è più pericoloso. Però se uno mi dice compro l'oro adesso, lo andiamo a rivedere nel 2021, nell'estate 2021, dov'è? Io darei
molte più probabilità che sia 1.800 piuttosto che 1.400. Poi ovviamente posso sbagliare. Perfetto, Tony. Grandissimo. Allora io vi do appuntamento al 17, quindi colgo anche l'occasione per augurarvi una buona Pasqua, che ovviamente sarà molto strana questa Pasqua in casa. Speriamo solo che a Pasquetta non ci sia bel tempo come beffa. Quindi vi do appuntamento appunto al 17. Tony, ti ringrazio e quindi vi saluto, vi auguro una buona settimana. Grazie Tony. Io ringrazio tutte quante le persone che sono qui e che ascoltano. La cosa bella, lo ripeto sempre, è vedere l'incremento costante dei partecipanti, ma anche dalle 8.45 alle 9.35, anche fuori tempo massimo. E questo è il più grande regalo che ci potete fare, perché vuol dire che l'attenzione la teniamo e alla fine sono i numeri quelli che contano. Numeri non e le persone che costantemente sentono, perché come dicevo a Giuseppe Cericola, una cosa è fare un intervento una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, un webinar, chiaro che di cose interessanti non posso dire, però farne due solo con TickMill, poi ieri sera ero con Vision Forex, adesso parto con Fonto. Farli continuamente, avere degli interessi, vi assicuro che è pesante, perché devi sempre prepararti, essere sul pezzo e quindi lo riesco a fare perché vedo che l'attenzione è notevolissima, altrimenti mi sarei veramente stufato. Per cui vi ringrazio perché mi date questo sprint che per me è molto gratificante e piacevole. Trasmettere cultura gratuitamente alle persone, un mio obiettivo, ci sto riuscendo e ringrazio voi che mi aiutate a dare questo obiettivo. Grazie. Grazie a te, Tony.